Siamo allergici al cibo come ci raccontano continuamente, oppure al cibo industriale, modificato dalle industrie? Vi siete mai chiesti perché abbiamo così tanti problemi con l'alimentazione odierna? Quello che ci fa male ci fa sviluppare allergie, intolleranze, patologie intestinali e problematiche di tipo autoimmune. È il cibo in sé oppure quello che succede al cibo con i trattamenti industriali? Perché pomodori e fragole fanno male? Sono alimenti velenosi di per sé o forse lo diventano per i trattamenti chimici che vengono irrorati nei campi e che per conservarli aggiungono per poterli mantenere per lunghi tempi sul mercato? Il latte è veramente un veleno di per sé o diventa pericoloso a seguito dei nutrimenti che ingeriscono gli animali o dei trattamenti che vengono fatti sull'alimento e dei residui di ormoni e antibiotici che vengono ingeriti dagli animali e di riflesso poi anche dall'uomo? Dovrebbe essere del tutto evidente che ciò che causa questi disagi alle persone con il cibo oggi sono l'alterazione, sono i trattamenti chimici, la raffinazione e lo sconvolgimento che il sistema agroalimentare apporta sui terreni e negli stabilimenti produttivi, modificando pesantemente la formula chimica del cibo naturale. Purtroppo questo fenomeno non risulta così evidente per la maggior parte delle persone, a causa delle incessanti pubblicità, degli spot televisivi molto efficaci, pagati e sostenuti dalle aziende che producono i cibi distribuiti in massa per aumentare continuamente i bilanci. Oltre a questo c'è il gossip dietetico persistente, portato avanti da giornali, riviste e programmi TV, mezzi dove vengono veicolati disinformazione sul mangiare sano e sugli stili di vita. Un esempio? Anziché suggerire di stare all'aperto ed esporsi alla luce solare, che fa molto bene, ci dicono di evitare l'esposizione al sole. Anziché incoraggiare l'immunità naturale attraverso dieta sana ed esercizio fisico, e questo vale anche per gli anziani, ci dicono, o meglio ancora, impongono, di fare tante immunizzazioni tramite iniezione di ogni tipo e contro ogni possibile ritorno di malattia. Il risultato di questo regime martellante è che di solito si creano tre schieramenti netti di persone. Quelli che aderiscono in pieno ai dettami del regime e che credono ciecamente alla pubblicità. Poi ci sono quelli che resistono a tutti i costi e seguono invece uno stile di vita decisamente sano e salutare, ma sono la minoranza. Invece ci sono quelli che si arrendono e se ne infischiano altamente dei temi importanti che riguardano la salute. Non leggono le informazioni sulle etichette alimentari dei prodotti. Acquistano la qualità più scadente perché più delle volte il prodotto è il più economico. In quale descrizione vi riconoscete? È opportuno farsi delle idee chiare che possono costituire il punto di ripartenza verso un'alimentazione più sana, verso il miglioramento della nostra salute e dell'ambiente dove viviamo, quel miglioramento che già ci dà la vita e che dobbiamo custodire gelosamente da trattare bene senza altre alternative. Cosa dovremmo mangiare effettivamente? Vi dico due cose che non dovete fare, sono pericolose per la vostra salute. La prima, continuare a mangiare quello che la TV, il sistema commerciale e i nutrizionisti di Stato dicono di mangiare perché è sano per te. I nutrizionisti di Stato, o meglio i nutrizionisti del sistema, sono quelli che tutti i giorni vanno a parlare in TV di alimentazione sana, ma sono quelli allineati con l'industria alimentare, sono prezzolati, guidati e formati dai grandi gruppi degli industriali del cibo. Un esempio di consiglio alimentare errato e ingannevole, perpetrato dall'industria con la partecipazione dei nutrizionisti di sistema, è quello del latte. Ci ripetono che bere latte ogni mattina è la colazione sana per eccellenza e che a colazione servono zuccheri e carboidrati raffinati come biscotti o fette biscottate per avere l'energia utile per la giornata. Il secondo consiglio: inseguire mode alimentari di ogni tipo e illudersi di riacquistare salute con le diete dimagranti e le diete dell'ultimo momento. L'unica cosa che davvero può darti una mano a migliorare la tua condizione di salute è quella di assumerti la piena responsabilità e di prenderti il tempo per capire da solo quali sono le cause del disagio alimentare, analizzarle e percepire, convincerti che solo tu sei in grado di migliorare la tua salute e che nessun medico, nessun nutrizionista e nessuna dieta potrà guarirti e risolvere i tuoi problemi legati all'alimentazione. Questi ultimi potrai utilizzarli come strumenti per raggiungere lo scopo che avrai prefissato tu
e che sarai tu a portare a termine. Tutto ciò richiederà qualche sforzo da parte tua, ma soprattutto la volontà di cambiare la tua scala di valori, mettendo al primo posto la cura di te stesso. In sostanza, mettendo la tua vita al primo posto, prima di tutto, prima del lavoro, prima della casa. Al sistema di vita moderna importa solo il fatturato e la crescita commerciale, mentre colloca la tua salute e quella del pianeta al terzo, quarto, decimo, forse ultimo posto dei suoi piani di azione. È ora di fare scelte individuali che portano ad azioni, non limitarci solo a leggere e mettere like. Riprendete in mano la vostra vita, solo così arrivate a fare quello che è meglio per voi e per quelli che vi circondano, e di riflesso migliorare il nostro modo di nutrirci, il nostro ambiente e la nostra salute.